Trova chi ribalta le tue convinzioni e lo fa senza particolari spettacolarizzazioni. Trova chi trova tempo per te anche quando di tempo proprio non ce n'è. Trova chi ti sa capire anche senza parlare, ma soprattutto trova chi ti sa amare anche se il suo amore per te non sente il bisogno di dichiarare. Lettere alla vita è il titolo del libro di Martina Naccarato alla sua quarta fatica letteraria. Un insieme di brevi prose poetiche tra spunti leopardiani ma anche ottimismo e positività. È una serie di interrogativi ad oggi senza risposta, però credo che siano le parole di tanti di noi, quelle che forse io ho avuto il coraggio di scrivere e tante altre persone no, appunto una serie di interrogativi esistenziali che ad oggi non hanno ancora trovato risposta, però che spero possano dare un po' di conforto a tutti coloro che leggono le pagine di questo libro. Un inno alla vita, un invito a cercare il bello dell'esistenza e del quotidiano, nonostante le numerose sfide che essa ci costringe ad affrontare. La forza e il coraggio di andare incontro a queste domande me la dà sicuramente il pubblico. Tutte le persone che nelle giornate come oggi e non solo mi sono accanto sempre e comunque nonostante tutto. Un libro presentato all'Auditorium Aldo Ducci, un evento organizzato da Arezzo 2020 per cambiare a sinistra.